Mediamante Tavola è una bellissima manifestazione sul tartufo bianco pregiato. Amandola si è distinta come grande motore di promozione di questo prodotto in un'immagine, chiamiamola piena, regionale. E un'esperienza che viene fatta dal visitatore è assolutamente autentica dal fatto che la mostra è organizzata dai cavatori, quindi proprio da quelli che vanno a raccogliere il tartufo, e spesso quello che mettono a disposizione non ho raccolto il giorno prima, se non la mattina stessa della manifestazione. Gli chef di grandissimo livello, giovani, affermati, ovviamente il mito di Bottura che chiude la manifestazione, quindi chef che fanno vedere attraverso i cooking show anche come preparare, come lavorare il tartufo. Il tartufo bianco che quest'anno, grazie alla quantità importante di raccolta, ha dei prezzi accessibili, quindi un motivo in più per visitare. E le tante esperienze che vengono proposte, come andare insieme al cavatore a cercare il tartufo, quel legame col territorio, la scoperta del bosco, dei nostri sibillini nell'autunno, che da solo meriterebbe la visita, immaginiamola accompagnati dal cane e dal cavatore. Un ventaglio veramente di iniziative e di proposte di grandissima qualità, all'insegna del preziosissimo tubero, che è anche un grande indicatore di qualità ambientale. Significa che una marca è un ambiente sano, un ambiente pulito, è il nostro punto di forza l'ambiente e il paesaggio, il testimonia come il tartufo bianco ne raccoglie la bellezza, i sapori, la bontà, è un motivo importante per visitare e venire nelle Marche. Il tartufo bianco non può essere coltivato, ci sono state pochissime esperienze, e nasce soltanto laddove c'è un ambiente perfetto, e quindi noi finanziamo con dei bandi proprio la manutenzione di questi ambienti, che sono ambienti montani, che sono a rischio di spopolamento, proprio per mantenere le migliori condizioni ambientali, anche quindi per il tartufo.